Pasquale Daniello, osservatore della Lega Nazionali Dilettanti. Ciao Pasquale, ciao mister, buonasera a te. Buonasera. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Come stai Pasquale, tutto bene? Ci difendiamo. Allora diciamo subito che non sei soltanto osservatore della Lega Nazionale Dilettanti, perché? Perché tra l'altro ho ascoltato con un grosso piacere i due ospiti che c'erano prima di me, perché sono parte dell'alta, scusate il gioco di parole, per l'alta parte professionale della mia vita, perché avendo certo un ristorante da tanti anni ho ascoltato con piacere Gianfranco Iervolino e Gino Sorbillo. Sì, e Gino Sorbillo. Beh, lo diciamo, il tuo ristorante a Scafati, il Tormentone, io lo voglio dire perché si mangia divinamente, si mangia una grande carne. Donato ci dovete andare, Francesco ci dovete andare. Qua dobbiamo andare. Pasquale. E a proposito di ristoranti e pizzerie, vogliamo ricordare qualche altra cosa? No. Anche? Sì, ricordiamo il caseificio De Martino, il nostro sponsor ufficiale che questa sera ha scelto tutti i brani. Un saluto a Giuseppe, a Valentino e a tutta la famiglia. E allora, Pasquale, tu non sei soltanto osservatore della Lega Nazionale Dilettanti, ma sei anche colui che forma insieme a Gianni Chedda, ex calciatore della Lazio, mister Gianni Chedda, la rappresentativa che poi va al Viareggio, giusto? Sì, diciamo io sono uno dei suoi collaboratori che andiamo a zonzo la domenica per i campi di Serie D a cercare di prendere i ragazzi, di segnalare i ragazzi che in quel momento sono più idonei a comporre una squadra nazionale, perché poi noi la chiamiamo sempre rappresentativa di Serie D per una questione pure affettiva, però certo, poi alla fine è una nazionale under 19 dilettante a tutti gli effetti. Senti Pasquale, parlavamo prima naturalmente anche con Maurizio Pistocchi, Claudio Pea, Maurizio Zaccone, Ilario Imparato, un'analisi, no? Parlavamo di strategie, di tattica adoperate da Gattuso contro il Genoa. Qual è la tua disamina di questo match, soprattutto poi in proiezione di quelli che saranno i prossimi due appuntamenti decisivi per il Napoli, ovvero Atalanta-Napoli, ci si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia, e poi Napoli-Juventus, che è tutta un'altra storia. Sì, io vi ho ascoltato prima perché ero collegato e vi ascoltavo in streaming. Troppo buono e grazie per la pazienza. Grazie. No, ma figurati, no, è stato un piacere. Diciamo che non vorrei sembrare ruffiano, però no, lo avrei fatto a prescindere dal mio collegamento a posteriori. Grazie. E quindi, come mi capita spesso il lunedì sera, diciamo che io scinderei un po' la questione del, perché è un poco sotto la lente di ingrandimento la prestazione di la partita di sabato e quella precedente con l'Atalanta, perché ci sono stati questi cambiamenti tattici che magari la gente non si aspettava, e io li scinderei, forse andrò controcorrente, ma per me quella di sabato è stata molto molto peggio di quella di mercoledì. Perché mercoledì aveva una motivazione particolare, aveva il fatto di dover fronteggiare in un momento poco felice per la squadra napoletana, per i nostri colori, una squadra che è oleata e stava anche bene fisicamente. Allora sai, il cambiamento tattico poteva essere assorbito anche mentalmente dai calciatori per dire ok, bisogna fare quella cosa lì in questa occasione. Perché un cambio di atteggiamento, noi se facciamo una riflessione, lo abbiamo avuto nella finale di Coppa Italia vinta. Siamo in difficoltà, la Juventus è la Juventus, tutti dietro, soffriamo e immeritatamente abbiamo vinto la Coppa Italia, anzi l'abbiamo vinta pure troppo tardi perché meritavamo di vincerla prima dei rigori. Assolutamente d'accordo. E detto questo, a me... Luca, ragazzi, a me quello che non è piaciuto sabato è una cosa che forse può sembrare un'espressione alla mia da professore, però è quella che usano tutti. A me non è piaciuto il linguaggio del corpo, non è piaciuto il linguaggio del viso. Di Gattuso? No. Della squadra. Ah, della squadra. Della squadra. Perché facciamo un esempio e la facciamo anche una battuta. Ragazzi, Mario Rui ha tirato due volte da 40 metri. Se gioca contro la Juventus non tirerà mai da 40 metri. È vero, assolutamente. A me queste cose danno enormemente fastidio, perché quando si dice ma il Napoli ha fatto 20 tiri in porta, sì, ho capito, adesso stiamo esaltando Ballardini. Io non,
raramente ho visto una squadra mediocre come il Genova e come il Torino degli ultimi tempi. Cioè sono due squadre che solo per opere e virtù dello Spirito Santo si salvano. Assolutamente, sono d'accordo. E quindi a me sabato non è piaciuto questo, perché poi dice, ha voglia di dire hai fatto tutti quei tiri, si capisce, dopo 20 minuti perdevi 2-0, che dovevano far più quelli? Mister, lei vede tantissimi ragazzi, ce lo diceva prima, no? Nella sua attività. Se dovesse fare un nome, qual è il nome di un giovane che sicuramente vedremo in Serie A? Io non lo so se ci arriva in Serie A, perché quando si parte dalla D, come si dice a Napoli, io Luca lo sa, io amo tanto la lingua napoletana, poi prima abbiamo parlato, abbiamo ascoltato due che hanno a che fare con la... come si dice, la trasformazione dei cibi, della materia prima, partire dalla D per arrivare in Atene e mangiare furne pan, perché devi scalare degli ostacoli che forse sono più mentali che reali. Certo. E secondo me, io nutro anche affetto per questo ragazzo, perché ho avuto il piacere di giocare col papà, ma se il signore lo accompagna un po', potrebbe giocare il cugino di un ex Napoli, che è Vitale. Vitale. Che è di proprietà della Salernitana e adesso gioca in C. L'anno scorso era a Sorrento. E allora io... lo annotiamo. Andiamo invece da Ivan Scudieri. Ciao Ivan, buonasera a te. Buonasera ragazzi. Come stai? Buonasera. Tutto bene? Io sto bene, no, stavo pensando una cosa, no? Perché poi tira pietre e tanta roba, ragazzi, come direbbe qualcun altro, diciamo. Il pomeriggio, per esempio. Però no, pensavo che al di là del fatto della qualità degli ospiti, eccetera, eccetera, io resto proprio affascinato dalla qualità delle domande. Cioè, a un certo punto io mi sento in imbarazzo, perché sono talmente belle le domande che voi fate. Io dico, ma cavolo, ma questa è la risposta, cioè, mo che dico? E allora mo te la fa donato una domanda. Ivan, secondo te, prima si parlava del linguaggio del corpo, secondo te che cosa è successo in questo Napoli? Secondo te? Ti sei fatto un'idea? Cioè, ti sei fatto un'idea? Diciamo, qualcuna mi è capitata. Allora, no, direi che manca la serenità. Gattuso, fin quando ha avuto il timone della squadra e ha sentito la fiducia della piazza, probabilmente ha espresso alcune delle sue doti principali ed è riuscito a trasmetterle alla squadra. Quando è andato in difficoltà, adesso per gli alibi che ha avuto, per le assenze, eccetera, eccetera, per una rosa sicuramente ristretta che gioca ogni tre giorni, e che quindi alla luce del fatto che in alcuni ruoli veramente sto povero Mario Rui, che dovrebbe fare altre cose nella vita, proprio povero non è, per quello che guadagna, è l'unico che comunque è veramente di ruolo, quindi fondamentalmente vogliamo, a parte gli scherzi, crocifiggere questo ragazzo, ma che deve fare di più di quello che fa? Cioè, il problema è chi l'ha messo là a mantenere una intera stagione in cui si gioca ogni tre giorni a reggere un ruolo importante come quello di esterno difensivo sinistro, che dai tempi di Sarri e di Goulam, quello sano, non vediamo. Quindi certo, probabilmente Gattuso, nel momento in cui ha perso questa diciamo fiducia e non la sente più, non l'ha avvertita più, è andata in confusione e l'ha trasmessa alla squadra. Che non sta serena trasmette non serenità, esatto, e quindi si ripercuote poi sui risultati. Pasquale, come se ne esce in vista di Atalanta-Napoli e in vista soprattutto poi di Napoli Juventus, Atalanta-Napoli naturalmente subito decisiva perché ci si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus invece ci giochiamo un 20% dell'accesso alla prossima Champions. Comunque, paradossalmente è più facile da approcciare e da preparare Atalanta-Napoli e Napoli-Juventus che Genoa-Napoli, perché lì sei predisposto a sacrificarti, sei predisposto ad andare oltre le difficoltà del momento, lì devi essere solo morto dentro per non reagire ad una difficoltà, perché tu metti in preventivo che con l'Atalanta puoi avere la difficoltà a Bergamo, metti in preventivo che con la Juventus puoi averla sempre la difficoltà, mentre a Genova pronti via 2-0 il Macedone ci ha fatti nuovi e io li vedevo che si guardavano in faccia l'uno con l'altro.
andate, se andate a rivedere, dopo il primo gol del Napoli c'è uno stop sbagliato, un controllo sbagliato di Insigne che non sbaglierebbe mai. No, aspetta, c'è il passaggio in uscita sbagliato di Maximovic. No, io dicevo prima? Dopo. Ah, dopo. No, dicevo dopo i gol subiti. Ah, dopo i gol subiti, dici. Allora okay. Vedi il capitano del Napoli che può anche sbagliarlo il controllo, per l'amor del cielo, è umano. Però tu dici in una condizione di normalità non lo sbaglierebbe mai. No, lo puoi anche sbagliare, però poi guardagli il viso. Sì, no, ma allora io credo che la fotografia peggiore, ma migliore per identificare il momento del Napoli, è quel movimento che fa Mario Rui da giocatore. No, ma no, io parlo del secondo gol dove Maximovic viene attirato in trappola nell'1-2. Manolas e Di Lorenzo fanno benissimo il movimento in avanti per fare la linea dell'offside, mentre Mario Rui fa proprio il movimento opposto ad andare a tagliare verso Ospina e lascia in gioco Pandev. Quella è proprio l'espressione della mancanza di concentrazione, cioè lui tiene in gioco Pandev perché se Mario Rui avesse fatto il movimento giusto, indietro, il secondo gol non l'avremmo preso. Indietro, no, ma non l'avrei, no, in avanti, perché scusami, tu in avanti, metti fuori gioco Pandev, no? Però sai cos'è, Luca? Che quella è la classica giocata che fa il quarto di una difesa a quattro. Esatto. E tu non puoi, allora possiamo, vedi, probabilmente se quella partita lì era Juventus-Napoli o Real Madrid-Napoli, Mario Rui era sul pezzo che se le inventava le cose fatte bene. Sì, però allora a questo punto è un discorso di singoli che non riescono a mantenere alta l'attenzione? Quando no, il problema è che a me non sono mai piaciute le mosse della disperazione. Sono d'accordo su questo. E allora a me è sembrata una mossa perché abbiamo giocato, io non entro nel merito di giocare a 3 a 4, si è cambiato con l'Atalanta, per certi versi si è andata anche relativamente bene, ok, io vado a Genova, io sono il Napoli, ma che 3 a 4, io gioco a 4, punto, sono il Napoli, finito. Cioè, allora, perché poi il secondo tempo ti sei messo a 4 e non li hai fatto uscire dalla metà campo. Vero. Stessa cosa, ragazzi, vado un po' a ritroso, ci sono state partite dove il Napoli ha giocato con 6 attaccanti in campo, non si fa manco in eccellenza. Assolutamente d'accordo. Pasquale, ti ringraziamo per essere grazie stato Pasquale. Con noi, un abbraccio, grazie. Questo è solo il primo di tanti interventi che se vorrai... Quando volete però... Vi dico una cosa, mi avete fatto una cattiveria stasera, non indifferente. Perché? È perché mi fate parlare insieme a una persona, uno che scandisce da morire bene le parole perché fa lo speaker, due capisci di calcio più di me che teoricamente ho studiato, questa è cattiveria. Grazie Pasquale Daniello, un abbraccio grazie a te e alla tua Pasquale. Famiglia. Ciao grazie. Ragazzi, grazie. Ciao Pasquale. Allora Ivan, domani sera, prima serata ovviamente. Tra le 20 e le 22 su Radio Amore, una bella puntata, tanta buona musica. Ma ci sarà l'Ibischi? Sentivo del caseificio, se c'ha qualche canzone da consigliare. Molto volentieri, glielo dirò a Giuseppe Sorrentino. La musica era di qualità. Giuseppe De Martino, scusate. Iva, ma ci sarà l'Ibischi o no? Ibischi sì, no. Probabilmente ci sarà, poi come lo lascio lì in radio, perché poi c'è il coprifuoco alle 22 non si potrà muovere, sino alle 5 del mattino dopo. E allora grazie di cuore, grazie, come sempre, grazie a voi, studieri, un abbraccio a te. Buona serata.